che stiate bene e dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare. Allora, c'è un giocatore in Olanda che, sinceramente parlando, mi fa un po' pensare perché noi sappiamo bene che dobbiamo fare una cessione, che sia una cessione ovviamente logica, nel senso, noi non abbiamo bisogno di vendere perché non siamo con l'acqua alla gola, però qualora un giocatore decidesse di lasciare ovviamente la nostra squadra, noi semplicemente non lo tratteremmo ed è ovviamente non lo tratterremo e quindi uno dei giocatori che potrebbe lasciare è Vlahovic. Però per me questo ovviamente è un errore, cioè per quanto mi riguarda Vlahovic va tenuto. Il problema è che se Vlahovic si mette in testa di andare via, così come altri, è normale che tu non lo puoi trattenere. Non lo puoi neanche, voglio dire, mettere qui e farlo stare qua. Quindi devi andarti a prendere un altro attaccante. E un nome che è stato fatto negli ultimi giorni è quello di Jimenez, che è un attaccante argentino che gioca nel Feyenoord. Ed è un giocatore che oggi vado a presentarvi perché io ho un po' di dubbi, nel senso, ho tante cose da dovervi dire. E vi devo dire un sacco di cose. Quindi queste sono cose che vi devo dire in maniera abbastanza chiara, che vi devo. Che vi devo confessare, ecco, delle cose un po' particolari su questo ragazzo e quindi sono qua per cercare di farvele capire. E credetemi, c'è sta tanta roba da dire. Quindi, prima di iniziare, come al solito, iscrizione, like e campanellina. Allora, cosa dovete fare? Ho notato che molte persone fra quelle che praticamente guardano i contenuti non sono iscritte. Qui, quindi se vi va, raga, basta andare qua sotto, cliccare su iscriviti e attivare la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando perché è veramente importante e se vi va, ragazzi, potete anche seguirmi sui social. Quindi vedete, cioè nel senso, no, 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 potete, se apprese, insomma, se volete, non è che è obbligatorio, seguitemi sui social. Allora, faccio una premessa: andare a sostituire un giocatore come Dusan è difficile. Ok? È molto complicato. Secondo me è anche ridicolo andarci a pensare perché lo hai preso un anno e mezzo fa. È un giocatore che, secondo me, ha tante qualità, però c'ha tante cose ancora che non vanno, a mio modo di vedere le cose. È un giocatore che ancora deve crescere. E loro stanno cercando di tenerlo, però qualora lui dovesse decidere di andare via, va via. Uno dei nomi è Gimenez. Ora, Gimenez è questo ragazzo giovanissimo argentino del Feyenoord che quest'anno, insomma, io l'ho visto giocare parecchie volte. È un buon talento, ha buone qualità, ma se ti devo dire attualmente che mi convince, sono un po' dubbioso, ti dico la verità, perché è un buon talento, è un buon giocatore. E ha delle qualità che sicuramente sono utili. Ad esempio, a me Gimenez mi sembra un po' giocatore di quelli vecchi. Sembra un giocatore preso direttamente dal calcio anni 60. No, è un attaccante che non è molto moderno nel modo di giocare a calcio. Cioè, è un attaccante che comunque aiuta poco la squadra, no? E al tempo stesso è un attaccante che molto spesso sta fermo. Quindi sta lì dentro l'area di rigore in attesa che qualcuno lo vada a prendere. Non è un attaccante che aiuta la squadra andando a coprire, ad aiutare, a dire. È un attaccante molto fermo, molto molto antico. Quindi da questo punto di vista, se l'attaccante in questione dovesse essere preso dopo Vlahovic, per me sarebbe un errore. Poi, a meno che, ragazzi, potrebbe essere lui cambi, perché può essere che lui cambia stile. Però attualmente lui è un attaccante un po' piantato, un pochino retro, un pochino, diciamo, un pochino d'epoca, ecco. È un attaccante che ha delle qualità sicuramente buone, però non è un attaccante che ti fa, diciamo, impazzire da questi punti di vista. Poi se devo pensare ad attaccanti che possono sostituire lui, può sostituire Vlahovic, sicuramente non penso a Gimenez. Ma penso ad altri giocatori. Ad esempio, c'è cioè quel ragazzo. Ma ci sono vari elementi. Poi senza fare nomi, perché mo se faccio nomi, qualcuno mi dice: perché tu sicuramente l'hai visto, ora te sta a fissà, quindi non faccio nomi. Però ci sarebbero 3-4 nomi che uno potrebbe pensare per sostituire Vlahovic. Capite qual è il discorso? Il problema, però, sapete qual è? E te lo dico con grande
naturalezza. Il problema è che tu questo attaccante qua l'hai preso un anno, l'hai preso pochissimo tempo fa. Cioè, Vlaovic non è che si è fatto 4-5 anni qui, ha deluso e arrivederci. E poi non so manco il tipo che ti dice tutta colpa di Vlaovic o è tutta colpa dell'allenatore. Che sembra diventata una gara a chi la spara più grossa. Allora, ci sta chi detesta il ragazzo che dice tutta colpa del ragazzo che non sa controllare un pallone. Ci sta chi detesta l'allenatore e dice tutta colpa dell'allenatore perché non lo sa usare. Ma uno, il ragazzo non può essere diventato scarso tutto d'un colpo. E non credo che sia scarso, che abbia delle lacune, quello ce l'hanno tu, però che sia diventato scarso, no. E seconda cosa, un allenatore che è stato capace di far rendere Dybala, Higuain, che ha allenato Ronaldinho, io non credo che ci abbia problemi con un attaccante centrale grosso fisicamente, pure perché li ha allenati anche altri, Mandzukic, che ce ne sono stati tanti. Quindi non credo che ci sia questo problema, io credo che sia la testa di Vlahovic che non va. Perché Ken, che è un attaccante che non è un top, ha una media gol più alta della sua. Capite qual è il discorso? Quindi se lui probabilmente se a livello mentale sta bene, Vlahovic segna. Se a livello psicologico però Vlahovic va giù, Vlahovic sbaglia. Quindi il discorso è molto semplice. Se lo vuoi sostituire, secondo me fai un errore, perché secondo me va tenuto. Se proprio lo vuoi sostituire, Gimenez secondo me non è proprio l'attaccante giusto per prendere, cioè da prendere. Poi dipende tutto da come vuoi giocare. Se tu vuoi giocare con l'attaccante che sta fermo lì è un altro discorso. A me non sembra che lui sia così rapido, così veloce. Poi io credo che l'attaccante di un grande club debba comunque lavorare tanto per la squadra. Cioè io credo che tu oggi non ti puoi permettere da giocatore che fa l'attaccante di stare lì e basta, cioè non ti puoi permettere di fare l'attaccante classico perché attualmente nel calcio moderno qualunque allenatore chiede al proprio attaccante di aiutare la squadra, qualunque persona, qualunque, cioè non esiste un allenatore che dice all'attaccante stai fermo lì davanti, aspetta, perché tutti gli attaccanti rientrano e danno la mano, tutti, e se Gimenez questo non lo fa. Abbiamo lo stesso problema di Vlahovic, che non lo sa fare. Tutto qua. Ora, una persona. No, 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 guarda, facciamo un discorso generale, va bene, ma oggettivamente parlando, a che serve venderlo? Se è una sua volontà, è un discorso. Dice, guarda, lui ha deciso di prendere questa. Ha preso questa decisione, ha fatto questa richiesta alla società, ha detto guarda, io voglio andare via dalla società, dalla squadra, perché non mi trovo, perché non sto bene, perché ho capito che lì guadagno il doppio, tutto il discorso che c'è. E allora in quel caso lì si può prendere e si può andare a sostituire, però se tu devi fare una valutazione, cioè io non me la sento di dire al giocatore vai via, perché secondo me Vlahovic ha le potenzialità per diventare grande. Però Vlahovic a livello caratteriale, se non si sblocca un po' a livello mentale, Vlahovic diventa un giocatore di media fascia. No, un giocatore di bassa fascia, perché non è neanche così tanto tecnico. Cioè, tutta la mentalità di Vlahovic è la testa. Capite? Se tu aggiusti la testa, aggiusti tutto. Questo è il discorso. Molto semplice. Molto anche chiaro, secondo me. Non c'è molto da dire da questo punto di vista. Quindi, datemi un'opinione, fatemi sapere voi un parere, perché comunque vedo tante opinioni diverse, vedo che vengono scritte tante cose diverse e vedo tante, anche di, leggo tante cose strane. Sinceramente parlando, leggo tante cose strane. Quindi, fatemi sapere un pochino voi che cosa ne pensate. Datemi un parere su questa situazione, perché giustamente voglio sapere un pochino, voglio conoscere un pochino quali sono le dinamiche, voglio sapere un pochino quali sono le situazioni che voi pensate, perché anche questo ragazzo, questo giovanissimo talento del Feyenoord, non sembra proprio uno che tu puoi dire, guarda, lo compro e prendo, cioè non è. Capisci? Non è tutto sto. È così, è un po' così. Ecco, è un po' non è un top, diciamo così. Ok? E secondo me qui serve uno davanti che segni tanto. Quindi fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate. Cioè,
Fatemi sapere nei commenti.